Il primo atto di una lunga, lunghissima stagione al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo, la nuova società del Delfino Curi Pescara, nata dalla fusione tra il Delfino Flacco Porto e Curi Pescara, ospita la Renato Curi Angolana per il primo turno del campionato di eccellenza 2021-2022. Proveremo a dare tutto quello che abbiamo, siamo competitivi, ha dichiarato alla vigilia mister Bonati, che per l'occasione schiera il tridente di Giovacchino, Massa e Gobbo alle spalle dell'unica punta Petrarulo. Dall'altra parte ritorno in panca dei Dragoni per Paolo Rachini dopo le ottime stagioni nel massimo campionato regionale. Il tecnico nativo di Atri si affida all'usato sicuro Miani Farias. Match da subito a ritmi alti, l'Angolana passa alla prima vera occasione, siamo al decimo quando Ruggeri converge al centro per Farias, destro secco di prima intenzione, palla in buca d'angolo, Carole non può nulla ed è 1-0. Il Delfino risponde al 23esimo con Massa che semina il panico in aria. Cross dalla sinistra, Petrarulo non va. Al 31esimo ci prova Gobbo da fuori, risponde Pelusi. Qualche minuto più tardi Farias dai 25 metri, Calore risponde con qualche patema. Gli uomini di Bonati crescono e a 5 dal termine della prima frazione trovano un rocambolesco gol che vale il pareggio. Cross di Gobbo, Pelusi esce, chiama il pallone con Casimirri che però la intercetta ugualmente e la spedisce nella propria rete. 1-1 al termine dei primi 45 minuti. Con le riprese di Simone Luciani passiamo alla seconda frazione. Al quarto Cichella di testa fuori, al decimo Petrarulo lavora un pallone interessante, si gira in area colpendo il palo, sulla ribattuta si avventa però Lorenzo Gobbo che con il mancino non sbaglia e fa 2-1. L'Angolana spinge cercando la via del pari e Farias a creare maggiori grattacapi, prima con un colpo di testa che non trova lo specchio, poi con una bellissima punizione a cui Calore dice di no. Nel finale uomini di Rachini sbilanciati in cerca del pari, portuali cercano di approfittarne con Di Stefano in due occasioni, la prima con un tiro dagli sviluppi di un corner, poi con un fendente deviato in corner dopo uno slalom interessante nell'area ospite. Termina dunque così, 3 punti per iniziare al meglio il campionato in casa del Delfino Curi Pescara, mentre Angolana che esce a mani vuote ma con tanti, tantissimi spunti interessanti. Al termine di il Delfino Curi Pescara, Renato Curi Angolana, siamo con Lorenzo Gobbo, il match winner della gara, appunto il tuo gol è stato quello decisivo, il 2-1 contro un avversario ostico, era partito molto meglio, se dobbiamo dire la verità, poi siete usciti, avete portato a casa questi 3 punti che sono molto importanti. È stata una partita all'inizio difficile, il primo tempo abbiamo sofferto un pochino, soprattutto quando abbiamo preso gol. Il secondo tempo ci siamo aperti soprattutto, siamo riusciti ad andare molte volte in porta e alla fine siamo riusciti a vincere questa partita nel migliore dei modi. E adesso guardiamo sempre avanti, partita dopo partita, per cercare di fare sempre il massimo, sia a livello personale che di squadra soprattutto. E ci siamo fermati a giocare. Poi c'è da dire che abbiamo subito il gol del pareggio su un infortunio, purtroppo su un errore individuale che nel calcio ci stanno, e su una palla diciamo innocua, il portiere chiama la palla. Questo è il calcio. Poi nel secondo tempo sinceramente siamo andati sotto, abbiamo anche provato a riequilibrarla la partita, abbiamo avuto anche 2 o 3 situazioni importanti. Loro poi quando siamo rimasti in 10 ci hanno messo in difficoltà e hanno rischiato anche di fare il terzo gol, però diciamo che la reazione dopo il 2-1 c'è stata e abbiamo giocato per 25 minuti in 10 e da quel punto di vista la squadra sicuramente accusata. Ripeto, io nel primo tempo ho visto delle buone cose, però poi è anche vero che con il pareggio l'abbiamo regalato, quindi dobbiamo lavorare su questi errori individuali che puntualmente si ripetono ogni domenica.